sbagliato a farvi vedere nel video che avete visto prima. Il panno che ho utilizzato è questo qui, non quello lì. Io non so come, ma mi sono imbrogliata, ma è questo qui, me ne sono accorta subito. Prima di iniziare a mangiare, infatti tengo la colazione qui, io vi volevo parlare pure qui di questa Philadelphia Active, scusatemi, Philadelphia Light. Io di solito uso quella là, o quella Active oppure quella là, la greca, solo che nel supermercato dove di solito vado a prendere la Philadelphia non ce l'aveva. Infatti per un mesetto non ha portato né l'Active né quella greca, però io avevo le scorte quindi non me ne sono accorta. Però questa qui io, quando ho finito le scorte, quindi essendo che me le va a comprare mamma, perché mamma si trova spesso ad andare in questo supermercato, ho detto mamma prendimi la Philadelphia Active greca per non farmi rimanere senza Philadelphia, mi ha preso questa qui light. Però alla fine si spaccia per Philadelphia light, ma alla fine non lo è, quindi io prediligo sempre quella là greca, oppure cioè quella là active, però tipo per sgarrare, tipo una cosa più diversa, la mattina uso quella greca, altrimenti quella là active. Infatti mo le ho trovate, ho fatto scorta, però in questo supermercato non ce l'hanno ancora, però sono andata all'Ushan, come avete visto il video svuota la spesa, ho fatto scorta, quindi sto bene per più di un mesetto. E vabbè, quindi vabbè, usando 20-30 grammi la mattina, cioè non è che succede niente, però non la preferisco, cioè preferisco le altre due. Quindi volevo far vedere, perché chi ha visto il close up potrà dire oh mio Dio, è stata la Philadelphia Light, bla 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 bla. Sì, io, perché è l'unica soluzione per rimanere a secco, però comunque è una che non prediligo, quindi non vi fate imbrogliare dal nome light, perché tanto light non è. Quindi tenevo a precisare questa cosa. Io adesso vado a pappare. Workout. Allora, ci serviranno 200 g di macinato bovino magro, ottimo, io lo amo. Poi orecchiette, queste orecchiette qui io le ho trovate da Lotion, sono fatte davvero bene. Allora, ingredienti: semola di granduro, semola integrale di granduro e 40% di acqua, adoro. Di queste qui ne faccio 200 grammi e poi una passata di pomodoro, di questo qui 200 ml, poi mi regolo. E poi alla fine condiremo il tutto con 4-5 ml di olio. Mi scuso se la luminosità non è bellissima, ma fuori il tempo fa schifo e la luce questo è. Ma io spero che si vede bene, quindi io adesso faccio scomparire tutto questo perché andiamo a cucinare. Mi scuso ancora per la luminosità, però io spero che almeno si vede, non fa niente che è un po' cupo, scusatemi. Allora io vado a riempire la nostra pentola di acqua e la metto qui. Nel frattempo prendo una nuova pentola, ancora non accendo l'acqua perché faccio cuocere prima il macinato, perché comunque l'acqua è poco, quindi mi faccio prima un attimo il macinato. Ok, mettiamo la pentola qui che è meglio. Prendiamo un'altra pentola e all'interno ci andiamo a mettere il nostro macinato.
nostro macinato, eccolo qui, fatto. E con una spatola in silicone andiamo a dividere il nostro macinato. Ok, una volta diviso per bene, mamma mia che profumo, vado ad aggiungere la passata di pomodoro. Così. Sì, ho qui sotto la bilancia, mettiamoci un altro po'. Comunque, io questa ricetta, wow, perfetto, 200, io questa ricetta la feci con carne macinata, pomodoro e anche, anzi no, non ci misi il pomodoro perché non ce l'avevo, lo feci solo con carne macinata e broccoli e che ci misi la pasta integrale, comunque risultava un pochino secco perché comunque carne macinata, senza comunque niente di liquido. E io vi consiglio di metterci il pomodoro e infatti stavolta ce l'ho messo anche io. Quindi 200 ml di passata di pomodoro e vado ad aggiungere anche dell'acqua perché altrimenti il sugo comunque si tende ad asciugare e poi la carne non cuoce e quindi no, quindi vado ad aggiungere anche l'acqua. Io ci aggiungo una tazzina, poi pian piano ce ne aggiungerò altra. Quindi adesso vado a coprire, madonna mia, questa passata di pomodoro profuma tantissimo. Io vado a coprire, non ti spreca niente, vado a coprire e vado a cuocere. Okay. Mi raccomando, fuoco non troppo alto, fiamma bassa. Ok. Adesso vado ad accendere anche l'acqua per la pasta. Vado a pesarla in questo piatto qui, io divido per metà, spero che questa pasta non mi delude, è pasta fresca quindi speriamo bene, dice che una volta aperto, oddio, brutta vecchietta, una volta aperto possiamo tenerla aperto per 3 giorni ma poi va consumato. Io quando sono andata all'Ocean avevo una voglia matta di orecchiette, poi le ho trovate fresche integrali. Detto prendiamole e quindi facciamo 200 grammi. Perfetto, posiamo. Eccoli qui i nostri 200 grammi di orecchiette, sono proprio bellini, e li mettiamo qui. Quindi aspettiamo che l'acqua bolle, questo qui, si inizia un po' a cuocere e poi ci vediamo dopo che andiamo a calare la nostra pasta. Tengo veramente fame, proprio fame, fame, fame. Sono le... tengo l'orologio. Sono le quasi le 6. Bene, sono le quasi le 6. Una volta che l'acqua bolle, vado a buttare le mie orecchiette. Devono cuocere per 8 minuti. Io ho 5 minuti, le levo e le faccio cuocere insieme al sugo. Allora, vedete? Io l'ho fatto, l'ho lasciato per 10 minuti con il coperchio. E quindi adesso lo faccio cuocere senza coperchio ed alzo anche un pochino la fiamma così da far asciugare un pochino comunque l'acqua e la salsa. Quindi adesso alzo un po' e faccio finire di cuocere con tutto, cioè senza coperchio. Aspettiamo che cuoce. Sta andando tutto fuori, bene, sono anche questo in cucina io. Comunque spero che questa pasta non mi deluda veramente. Sì, alla fine con un cavalletto lì ho preferito fare così, perché mi conoscete come sono, come si sta asciugando tutto. Io sono così quando cucino, io veramente mi diverto un botto, se voi state qui con me io, vi farete cioè, veramente un fiume di risate. Comunque sembra tipo, come si chiama quella cosa,
quella bolognese, no? Come si chiama? Sì, quella là, tipo un ragù, ecco il ragù, andiamo meglio a dire così, un ragù, un buonissimo ragù fit, fresh, una da bolla. Comunque queste orecchiette neanche 8 minuti, cioè già sono pronte, cioè 2 minuti, infatti, ma adesso scoliamo, stacchiamo prima, scoliamo direttamente così. Ci metterò una vita però, mi scoccio. Andiamo a metterlo qui. Ah, che bontà! Già sono cotti perché li ho assaggiati e sono pronti. Mamma mia, bontà proprio. Ecco qui, vado ad amalgamare il tutto. Mamma mia, tengo la proprio l'acquolina. Ecco qui, vado ad alzare un po' il fuoco, così si assorbe tutto. Eccolo qui, aspetta. Mamma mia, voi non avete idea del profumo che c'è qui dentro. Quindi adesso io aspetto che si asciuga, aggiungo anche i 4 ml di olio e andiamo ad impiattare e a mangiare.